L'ultima volta ci siamo lasciati con la nozione di spazio di misura, che è una terma x, sigma, mu. X è un insieme, sigma è una sigma algebra, cioè una famiglia di sottoinsiemi di x, stabile rispetto all'unione numerabile alla complementazione di partenza, e poi mu è una misura, cioè una funzione di insieme definita sugli insiemi, sulla famiglia sigma, che a ogni insieme della famiglia sigma associa un numero non negativo ed è additivamente numerabile. Poi alcune proprietà elementari di spazi misure le abbiamo viste l'altra volta. Però poi abbiamo dato la nozione di funzione misurabile. Una funzione misurabile non è altro che una funzione da x a valore in R che ha la proprietà che la controimmagine di ogni aperto debba essere un insieme misurabile, un insieme della sigma algebra sigma. Ok? Poi ci eravamo lasciati con la promessa di andare a fare un esercizio che poi in realtà è una piccola proposizione. Questa proposizione dimostra che per controllare se una funzione è misurabile a me basta farlo andando a verificare che siano elementi della sigma algebra le controimmagini delle semilette aperte destre o delle semilette chiuse destre oppure delle semilette aperte sinistre oppure delle semilette chiuse sinistre. Quindi diciamo da questo punto di vista questo agevola sicuramente il controllo che una funzione sia misurabile oppure no. Allora, dalla dimostrazione che faremo, la facciamo solo nel primo caso perché sostanzialmente è analoga in tutti e quattro gli altri casi. Si vede subito dalla dimostrazione che la cosa è simile. Allora, per quanto riguarda il primo caso, la freccia che va da sinistra verso destra è ovvia perché le semilette aperte destre sono appunto aperti e se una funzione è misurabile, la controimmagine di un aperto deve essere un insieme misurabile. Quindi questo è ovvio. Per quanto riguarda l'implicazione opposta, cominciamo a vedere che se la controimmagine di una semiletta aperta a destra è misurabile, allora anche la controimmagine di una semiletta chiusa a destra deve essere misurabile. Allora cosa facciamo? Andiamo a osservare che se prendiamo queste semilette, invece di prendere A più infinito, prendo A meno 1 su N più infinito, queste sono tutte semilette aperte. Ma la loro intersezione è una semiletta chiusa. È un'intersezione innumerabile. Quando vado a fare la controimmagine delle intersezioni è l'intersezione della controimmagine, ma tutte queste controimmagini sono insiemi misurabili, perché la controimmagine della semiletta aperta a destra è misurabile per ipotesi, e l'intersezione numerabile di insiemi misurabili è un insieme misurabile. Quindi questo è il primo passo. Secondo passo, se io vado a fare la controimmagine di una semiletta aperta sinistra, questa non è altro che la controimmagine del complementare di una semiletta chiusa destra. Ma la controimmagine del complementare è il complementare della controimmagine. Ma noi sapevamo che questi qui erano misurabili per ogni sigma e quindi anche questo appartiene a sigma per ogni appartenente a R. Ok? Bene. Detto questo, se adesso andiamo a prendere un intervallo AB, questo non è altro che A più infinito intersecato B più infinito. Più infinito B. E la controimmagine di un intervallo aperto a B è uguale alla controimmagine di A infinito intersecata la controimmagine di meno infinito B. Questo perché? Perché la controimmagine rispetta le unioni, le intersezioni, l'unione qualunque di e l'intersezione qualunque, quindi in questo caso la controimmagine di intersezione di questi due insieme, cioè la controimmagine di AB è uguale all'intersezione delle controimmagini, ma siccome questi sono ambedue misurabili, perché l'abbiamo appena dimostrato qua, sapevamo per ipotesi
che la controimmagine delle semilette aperte destre fosse misurabile, abbiamo dimostrato che la controimmagine delle semilette aperte sinistre pure è misurabile, e quindi anche questo insieme qui è misurabile, stavolta però ogni A e B appartenenti a R. È chiaro che le due semilette le prendo, diciamo, relative a due punti diversi, in modo tale che quando si intersechino mi diano un intervallo. Ok? Professore, là è infinito. È meno infinito. Meno infinito. L'ho detto, meno infinito. Ok. Detto questo, ci rimane ancora da fare un'osservazione. L'osservazione la faccio cancellando queste ultime due righe. Di F-1 di P.
con n, q con n. Ok, ma questo è un elemento della sommaggiungere, perché questi erano tutti elementi della sommaggiungere, perché quando faccio la controimmagine di un singolo insieme di questo tipo, stiamo parlando della controimmagine di un intervallo aperto. L'unione numerabile di elementi di sigma sta ancora in sigma, e quindi questo è un elemento della sommaggine. Cosa ho dimostrato? Che se valeva la condizione i destra, cioè la parte destra, allora la funzione era misurabile. È chiaro che procedendo in questo modo posso risolvere questo esercizio facilmente per qualunque delle altre tre condizioni. Ok, quindi questo conclude la dimostrazione. Oh, voglio ancora fare dei commenti su questa cosa. Questa cosa è molto importante, per quale motivo? Questa definizione di misurabilità scarica molti problemi, e poi l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato della definizione di integrale l'altra volta, scarica molti problemi sul codominio. Io tutto quello che devo fare è verificare che la controimmagine, per esempio, delle semirette aperte a destra siano insieme misurabili. Insieme misurabili sono abbastanza flessibili perché sono stabili rispetto all'unione numerabile, rispetto all'intersezione numerabile, rispetto alla complementazione. Sono molto flessibili. Ok? E questo è un problema notevole che stiamo risolvendo. Per capirci, quando l'altra volta abbiamo detto che l'idea originale di Lebesgue era quella di partizionare, invece che il dominio come faceva Riemann, il codominio, ok? Questa cosa voi già la sapete, perché quando avete fatto il corso di probabilità, quando dovete calcolare il valore atteso di una variabile aleatoria, voi omega non lo vedete proprio. Non fate un integrale su omega, fate l'integrale della variabile aleatoria per la densità di probabilità in dx. Quindi lo fate sul codominio, avete usato, non date la definizione di integrale che diamo noi in realtà, state usando già la definizione di integrale che abbiamo dato noi, la definizione di integrale che poi riportiamo. Quando noi integriamo f in de mu su x, sarebbe integrare x in de mu in de p su omega. Ok? Però lo fate tramite un integrale che fate su r, cioè sul codominio, quando andate a calcolare il valore atteso. Quindi in realtà state già applicando in maniera intrinseca l'idea di Lebesgue. Quest'idea noi adesso invece la sviluppiamo in maniera più dettagliata. Un'altra cosa che voglio sottolineare è il fatto che tutto questo discorso vale per ogni spazio di misura. Qua non stiamo parlando della misura di Lebesgue piuttosto che della delta di Dirac piuttosto che di un'altra misura. Questo discorso vale per ogni spazio di misura. Chiaro? Quindi, ricapitoliamo, fino adesso abbiamo semplicemente ripetuto la definizione e svolto questo esercizio che avevamo promesso di fare l'altra volta. Adesso dobbiamo recuperare la definizione di integrale. Prima di recuperare la definizione di integrale, andiamo a fare un secondo esercizio. Allora, prendiamo una successione di funzioni f con n. F con n vanno tutte quante da x
ha valori in R e sono tutte misurabili, F con N misurabili per ogni N. Ok? Allora, osservazione, se volete proposizione, allora, sia F con N una successione di funzioni misurabili. Allora, andiamo a definire la funzione F uguale l'estremo superiore su N di F con N di X per ogni X appartenente a X. Cioè, più sinteticamente, possiamo anche scrivere così, F su N di F con N. Oh, vi ricordo che io non scrivo mai N appartenente a N qua o quando scrivo limite per N non scrivo tende a più infinito, perché la N la riservo solo ai numeri naturali. Allora, che significa che F è l'estremo superiore di una successione di funzioni? Significa che devo fare questo estremo superiore. Attenzione, per la precisione prendiamo sia la F che la F con N a valori in R ampliato. R ampliato, vi ricordo, che è R unito meno infinito unito più infinito. Anche prima ci potevate mettere R ampliato. Non cambiava nulla. Questo lo dico per quale motivo? Perché quando vado a fare l'estremo superiore può venire naturalmente più infinito, no? E quindi uno dice, no, professore, magari la funzione. Le proprietà qui ce l'avete sempre solo con i numeri reali. Quindi non cambia nulla di quello che abbiamo detto. Ecco, quello che voglio andare a vedere invece è questo. Che, allora, tesi, F è misurabile. Quale motivo? Questo dipende da questa semplice osservazione, dimostrazione, F a meno 1 di A più infinito è uguale all'unione per N che va da 1 a più infinito di F a meno 1 di F con N a meno 1 di A più infinito. Allora io dico che se F è l'estremo superiore dell'F con N, la controimmagine tramite F di una semiretta aperta a destra è l'unione di quelle controimmagini di destra. Allora, se è vero questo, è chiaro che questo qui è un elemento di sigma. Per quale motivo? Per ipotesi le funzioni sono tutte misurabili. Allora questi sono tutti misurabili, l'unione numerabile insieme è misurabile e quindi anche la controimmagine di una semiretta aperta a destra tramite F è un insieme misurabile. Ok? Allora, quindi questo chiuderebbe la dimostrazione, però rimane da provare questa uguaglianza. L'uguaglianza è semplice da provare perché X appartiene a F a meno 1 di A più infinito se solo se, per definizione, F di X è maggiore di A. Se solo se l'estremo superiore su N di F con N di X è maggiore di A. Che vuol dire? Chi era F di X? Era l'estremo superiore degli F con N. Ma se questo estremo superiore è maggiore di A, chi è l'estremo superiore? Il minimo dei maggioranti. Vuol dire che comunque un elemento di questo insieme qui, uno degli F con N deve essere maggiore di A, perché altrimenti se fossero tutti quanti minore o uguale di A, A sarebbe un maggiorante e questo non potrebbe essere l'estremo superiore. Quindi, se e solo se, continuo qua, esiste ni
tale che f con i di x è maggiore di a. Se e solo se, infine, ho adottato questa scrittura apostrofetica, se e solo se x appartiene all'unione perenne che va da 1 a più infinito di e, f con n a meno di a più infinito. No? Se esiste ni, che vuol dire che questo appartiene a f con ni a meno 1 di a più infinito, cioè appartiene a questo. Abbiamo dimostrato la proposizione. Questa proposizione è molto molto più importante di quello che potete immaginare più o meno. Per quale motivo? Allora, fatemi cancellare l'altra lavagna. Chi è il massimo limite di una successione di funzioni? Lo valutiamo in un punto x, ma il discorso vale per ogni x. Questo, se vi ricordate, è l'estremo superiore su k dell'estremo inferiore per n maggiore o uguale di k, scusate, estremo lim sup, quindi qua c'è sup e qua c'è lim di f con n. Ok? Meglio scrivere n qua e k qua. Allora, io cosa devo fare, se vi ricordate? F con n di x è una successione di numeri reali oppure di numeri reali, ma possiamo anche metterci simboli più o meno infiniti, non è quello il problema. Per fare il massimo limite della successione, devo fare, prima fisso un n, poi faccio l'estremo superiore di fk di x per k maggiore o uguale di n e ottengo una funzione g con n. Quando aumento n, queste funzioni scendono, non salgono. È una successione. Questa funzione qui la chiamiamo g con n di x. Rispetto a n, questa successione di funzioni, no? Questa successione di numeri, se è fissato x, non fa altro che essere una successione monotona, non crescente. E quindi ammette x. Ok? Quindi la definizione di massimo limite ci consente di vedere che io posso costruire il massimo limite di una successione con due operazioni successive, una di sup e una di limite. Queste operazioni sono fatte su insiemi misurabili, cioè sono fatte sugli indici della successione, qua sugli indici k più grande di n e qua sugli indici n. Che vuol dire? Che se f con n vanno da x a valori in R ampliato, sono misurabili per ogni n, allora il massimo limite su n di f con n è misurabile. Perché abbiamo visto che quando io faccio, a uno potrebbe dire, ma là non hai fatto solo il sup, hai fatto pure l'inf. Chiaro? Se
Secondo voi l'estremo inferiore di una successione di funzioni misurabili è misurabile? Per quale motivo? Perché quando andiamo a fare la controimmagine dell'estremo inferiore di una successione di funzioni, la controimmagine di una semiretta aperta sinistra sarà l'unione delle controimmagini dell'F con N meno 1. Ok? Cioè, invocheremo per dimostrare che l'estremo inferiore di una successione di funzioni misurabili è misurabile non il passo 1 dell'esercizio, ma il passo 3. Ok? Quindi parto da funzioni misurabili. Questa è una successione di funzioni misurabili, l'estremo inferiore di una successione di funzioni misurabili è misurabile. Quindi il massimo limite di una successione di funzioni misurabili è misurabile. Questa è una proprietà bellissima. Perché bellissima? Perché mi dice che quando faccio la convergenza puntuale e parto da funzioni misurabili, anche se il limite non c'è, ma c'è solo il massimo limite e il minimo limite, questo massimo limite e il minimo limite sono misurabili. Se poi c'è il limite puntuale, il limite con chi coincide? Col massimo limite e col minimo limite. Quindi il limite di una successione di funzioni misurabili, il caso particolare, quello che ci interessa di più, se io ho una successione di funzioni misurabili e passo al limite puntuale, il limite puntuale automaticamente è misurabile. Quindi dal punto di vista della teoria di Lebesgue, passare al limite, se io ho una integrale di f con n di x in del mu su x grande, ho una successione di funzioni di integrali di questo tipo, quando cerco di passare al limite dico che f con n tende a f e voglio sapere se questo tende a questo, questo magari non lo so se è vero, non è vero sempre, c'è un teorema che risponde a questa cosa che vedremo oggi, però non mi devo affatto preoccupare se questa funzione è misurabile o no. Per qual motivo? Perché quando passo al limite puntuale, queste sono misurabili e queste misurabili. Non devo fare niente. È chiaro? Cioè, quando volevate provare a fare questa cosa con Riemann, la prima cosa che dovevate fare, avevate per esempio una successione di funzioni continue, la convergenza uniforme, abbiamo prima dovuto fare un teorema che ci diceva che il limite uniforme di successione di funzioni continue è continuo. Però abbiamo visto poi che in altri casi, se la convergenza non è uniforme, la funzione limite non era continua. A volte sì, a volte no. E però magari la convergenza, questa qui, valeva lo stesso. Quindi, qui, e poi soprattutto, dimostrare che una successione di funzioni converga uniformemente non è facile. Invece il limite puntuale si calcola subito. Cioè, sì, però in molti casi si calcola in maniera immediata. Chiaro? Bene. Oh. Detto questo, prima di recuperare la definizione di integrale e andare a dimostrare la terza di teoremi su Beppo Levi, il lemma di Fatou e il teorema di Lebesgue sulla convergenza dominante, andiamo a vedere un altro teorema. E poi facciamo una piccola pausa. Questo teorema dice questa cosa qui. Misurabile.
l'unica cosa che sto ipotizzando oltre la misurabilità della funzione è che il codominio della funzione sia limitato. Per comodità faccio questa cosa per una funzione positiva, ma se fosse in meno a mm sarebbe esattamente lo stesso risultato. Tanto, se vi ricordate, la definizione di integrale noi l'abbiamo data per le funzioni non negative, quindi per quelle ci serve. Ok? Perché si integrano separatamente la parte positiva e la parte negativa, poi l'integrale, la differenza dell'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa, qualora siano entrambi finiti. In quel caso la funzione è DL1. Ok? Però questo lo vediamo dopo. Ok? Quindi il fatto che sia positiva è una restrizione per comodità, ma la vera, l'unica restrizione, a parte la misurabilità, è che il codominio è limitato. Ok? Allora, guardate, per comodità io lo metto così, il codominio. Tanto, se fosse contenuto in 0m chiuso, basta, ci metto m più 1 aperto e sta a posto. Quindi se è limitato è sempre contenuto in un intervallo semiaperto a destra. Diciamo sia epsilon maggiore di 0, allora esistono fi 1 più piccola di f più piccola di f2, tale che f1 e f2 sono funzioni semplici e f2 di x meno f1 di x è minore di epsilon per ogni x appartenente a x. Cioè, se preferite, io che cosa ho detto? Ho detto che sto approssimando la f dal basso con una funzione semplice e dall'alto con un'altra funzione semplice in maniera tale che la differenza dei valori di queste due funzioni è minore o uguale di epsilon. Che vuol dire? Che questa approssimazione è uniforme. Cioè, se io prendo epsilon, scrivo 1 su n, poi creo una successione f1n, f1n e f2n, le due successioni quando n tende a infinito tendono uniformemente a f. Quindi è possibile approssimare una funzione misurabile, se il codominio è limitato dal basso e dall'alto, in maniera diciamo uniforme rispetto a x. È chiaro? Supponete per esempio che lo spazio sia uno spazio di probabilità, cioè che la misura totale dello spazio faccia 1. Quando vado a fare l'integrale, l'integrale di f2 e l'integrale di f1 di quanto differiscono? Se la differenza differisce di epsilon, vorrà dire che i due integrali differiranno di epsilon per la misura dello spazio. Ma la misura dello spazio, se è lo spazio di probabilità, fa 1, quindi gli integrali differiranno al massimo di epsilon. Questo che cosa mi dice? Mi dice che, se pensate a prima dell'anno scorso, che l'integrale della classe delle funzioni semplici minoranti e l'integrale della classe delle funzioni semplici maggioranti sono due classi numeriche contigue. Cioè, il significato di questo teorema sta nel fatto che, se vi ricordate, noi abbiamo definito l'integrale di una funzione come l'estremo superiore dell'integrale delle funzioni semplici fatto dal basso. A uno potrebbe pensare che questo significhi, vabbè, io lo faccio da una parte sola perché poi magari in genere non si accorda con l'altro. Invece no, si accorda con l'altro. L'estremo superiore dell'integrale delle funzioni semplici fatte dal basso e l'estremo inferiore dell'integrale delle funzioni semplici fatte dall'alto normalmente sono uguali. Noi non le mettiamo in mezzo queste due definizioni, non controlliamo l'uguaglianza perché è automatica. Certe volte però non si può scrivere. Per esempio, se la funzione non ha, se il codominio della funzione non è limitato, allora la funzione semplice che è maggiore f dall'alto non c'è, perché il codominio non è limitato. Allora si tratta di fare degli impicci, cioè bisogna troncare la funzione
prendere una funzione semplice che è maggiore alla troncata e fare degli impicci. Questi impicci non sono necessari, perché sostanzialmente l'integrale dal basso, l'integrale dall'alto, fatto sulla classe delle funzioni semplici, poi fatto l'estremo infimo dall'alto e l'estremo superiore dal basso, coincidono. Quando si possono fare entrambi, coincidono, e anche quando non si possono fare entrambi, coincidono in un senso un po' modificato. Quindi questo teorema ci fa capire che noi ci possiamo completamente disinteressare di quella parte del problema. È tutto implicito nel fatto che la F è misurabile. Se la F è misurabile, ha le buone proprietà che servono per l'integrazione. Quindi il demandare il problema dell'integrale alla approssimazione non è più necessario. Se F è misurabile, l'integrale ci sta. A patto che almeno uno dei due, parte positiva o parte negativa, sia finito. Ma se no, moralmente la funzione è adatta per essere integrata. È chiaro? Va bene. Comunque, questo poi lo vediamo, lo ripetiamo con qualche esempio più concreto. Però andiamo a vedere questo teorema qui. Allora, io dico che 0m è uguale all'unione per vediamo un po' h che va da 1 a k di m per h meno 1 diviso k m per h diviso k. Ok? Se scriviamo quest'unione per esteso, questo non è altro, il primo che è 0 m su k. H e k sono due, diciamo, k è stato fissato appartenente a m. Poi abbiamo unito m su k, 2m su k. Unito, quando arriviamo a k, qua mi viene m per k meno 1 su k e poi mi viene. Chiaro? Quindi non ho fatto altro. Immaginate che questo sia il grafico della vostra funzione. Questo è x. Questo è x. Questo è n, questo è 0. Non ho fatto che altro che dividere questo codominio in m, in k pezzetti. Ogni pezzetto è giustamente lungo m su k. Adesso cosa vado a prendere? Basta definire le funzioni φ con 1 e φ con 2. Φ con 1. Allora, innanzitutto andiamo a fare la controimmagine, chiamiamo E con H uguale l'insieme degli x, diciamo f a meno 1, di questo intervallo generico qui, m h meno 1 su k, virgola, m, h. Ok. Questo chi è? È uguale all'insieme degli x, tali che f di x è compreso tra m meno 1, tra m, scusate, per h meno 1 su k ed m per h su k.
qui c'è il maggiore uguale perché qua c'è parentesi chiusa e qui c'è il minore stretto perché c'è la parentesi aperta. Quindi su questo, allora prendiamo un intervallino tanto per capirci, prendiamo questo intervallino, allora chi è E con H? E con H è questo insieme qua, questo pezzetto qui, questo pezzetto qui e questo pezzetto qui, cioè dove la funzione sta tra questi due livelli. È chiaro? Questo è livello basso, è m per h meno 1 diviso k, e il livello alto è m per h diviso k. Vedete, qua la funzione sta oltre il livello più alto, qua invece qua e qua sta al di sotto del livello più alto. Invece in queste zone che ho, diciamo, evidenziato col gessetto, la funzione sta compresa da questi due. Ovviamente questo estremo ce l'avete, questo estremo non ce l'avete, questo estremo non lo avete, questo estremo non lo avete, questo estremo non lo avete, questo estremo lo avete. Per quale motivo? Perché da una parte c'è il minore stretto e dall'altra parte c'è il maggiore. Ma questo abbiamo detto già che non è importante, perché qua gli insiemi non mi vengono per forza aperti, chiusi, semiaperti, possono venire anche molto complicati, ma io so che questo insieme è un insieme misurabile, perché la funzione è misurabile. Allora, so che è brutto, ma fatemi cancellare solo questa riga perché mi basta una riga per chiudere. Quindi scusate se cancello l'enunciato del teorema, ma mi sembra più, diciamo, comprensibile che andare a impegnare l'alfa alla maglia, così ci avete visibile l'inizio della dimostrazione. Adesso chi prendiamo? Come fi con 1, come fi con 1 di x, prendo prendo la somma per h che va da 1 fino a k di m per h meno 1 su k per la funzione caratteristica diagonale. Come fi con 2 di x prendo la somma per h che va da 1 a k di m per h diviso k è la funzione caratteristica diagonale. Allora, io dico che è ovvio, è evidente che fi con 1 è più piccola di f che è più piccola di fi con 2. Sempre, per ogni x, scritto direttamente la disuguaglianza in generale. Perché? Ebbene, allora questi insiemi qua sono a 2 a 2 disgiunti, perché sono le controimmagini di insiemi disgiunti. Quando vado a fare la differenza, se il punto appartiene ad E con H, se il punto appartiene ad E con H, che mi succede? Mi succede che questa funzione vale questo valore, questa funzione vale quell'altra funzione vale quell'altro valore. Fi con 2 di x meno fi con 1 di x vale sempre m su k. Quando andate a fare la differenza, dovunque siate, uno solo di questi valori vale 1. Allora, quando, moltiplicato per la costante di davanti, quando andate a fare la differenza, m per h su k meno m per h meno 1 su k fa m su k. Quindi questa differenza qua è costante. Non solo, andiamo a vedere sull'insieme E con H che succede. Su
sull'insieme con H, chi è la figo 1? La figo 1 ha questo valore qua, e che vale alla costante più bassa. La figo 2 ha il valore invece più alto. Quindi abbiamo appena visto che su questo insieme con H la F è compresa tra figo 1 e figo 2. Questo vale per ogni H, quindi la F è sempre compresa tra figo 1 e figo 2. Se io scelgo K abbastanza grande, no? Per esempio K appartenente a N tale che M su K sia minore di N, che succede? Questa differenza è minore di epsilon. Ok? Quindi ho finito, ho dimostrato il mio teorema. Fate attenzione, dal punto di vista, allora, piuttosto che fare una domanda su questo teorema è giusto, è stato dimostrato e non ci sono errori. C'è un'osservazione da fare, però piuttosto che farla in generale, che poi non si capisce, ricancello, faccio un esempio, diciamo, rifaccio questa figura un po' più in grande, vi faccio vedere la funzione dal basso e dall'alto, che sono F1 e F2, e a quel punto l'osservazione si capirà meglio. Giusta come nel caso che facevamo di prima. Ecco qua, ci voleva il gessetto colorato, comunque si capisce. Faccio solo la figo 1, anzi no, faccio anche la figo 2, faccio soltanto un pezzetto a figo 1. La figo 1 si capisce qual è, no? Diciamo, ogni volta che la funzione è compresa tra due listarelle deve avere il valore della listarella di sotto. Poi quindi grafico della figo 1 lo evidenzio così. La figo 2 cosa fa? Fa la stessa cosa di sopra, quindi è chiaro che il valore della differenza tra figo 1 e figo 2 è al massimo l'altezza di una listarella e quindi è minore, che sarebbe m quell'm su k, che posso rendere, se k è abbastanza grande, posso agevolmente rendere minore di epsilon. Chiaro? Ok. Il problema che volevo sottolineare è questo. Quando vado a fare la figo 2, non mi viene 0, per come l'ho definita io, mi viene m su k, anche dove
la funzione è palesemente 0, no? Supponiamo che al di fuori di questo intervallo la funzione è sicuramente 0. Fuori di questo intervallo, se andate a vedere come ho definito io f1 e f2, f1 viene 0, f2 viene m su k. Questo non va bene, perché qua, diciamo, se per esempio lo facevamo con Riemann, stavamo approssimando male come area, perché questa listarella, avendo una base infinita, c'è un'area infinita. Questo problema si elimina facilmente. Per esempio, si fa, diciamo, supponiamo che la funzione sia nulla fuori di un compatto, fuori di quel compatto f1 e f2 si mettono a 0. Oppure si va a fare separatamente la controimmagine del solo punto 0, f1 e f2 là si mettono a 0, la controimmagine di un punto è un insieme misurabile, e poi da il primo insieme, invece di fare 0 incluso m su k escluso, si fa 0 escluso m su k escluso. Ci sono molti modi di risolvere questo problema, cioè è ovvio che dove la funzione vale 0 a me conviene prendere sia f1 che f2 che valgono 0, ma questo si può fare facilmente. Non l'ho fatto nel teorema per non appesantire la notazione, non c'era nessun senso di farlo, però se qualcuno pensa che questo non si possa fare, non si può fare facilmente, ok? Il senso di quel teorema l'ho voluto enunciare e dimostrare nel modo più semplice possibile, semplicemente per far vedere che io posso approssimare in maniera uniforme dall'alto e dal basso la mia funzione f con funzioni semplici. Quindi, se vi ricordate, la vera differenza tra Riemann e Lebesgue è che Lebesgue usava le funzioni a scalino, Riemann, e Lebesgue usa le funzioni semplici. Le funzioni semplici sono molto, ma molto, ma molto più complicate delle funzioni a scalino. È chiaro? Questa è la vera differenza tra Riemann e Lebesgue. Riemann partiziona il dominio. Le funzioni a scalino sono combinazioni lineari, funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Ce l'avete in R, vedremo che le avremo anche in R2, in Rn, basta cambiare la definizione di intervallo. Ma poi in un insieme omega qualunque o un insieme x qualunque, che cosa vuol dire intervallo? Boh, nello spazio dei campioni, nello spazio di probabilità omega, che vuol dire intervallo? Non si sa. Lo spazio dei campioni è uno spazio di eventi legati a qualcosa che non è manco geometrico, una, che ne so, vabbè, un insieme finito, le corse ellittiche, e vabbè, là ancora si potrebbe fare qualcosa, però ci sono casi in cui veramente è, diciamo, dato l'insieme x può non avere nessuna relazione con Rn, quindi definire là sopra il concetto di intervallo è difficile o impossibile. Viceversa, questo è il motivo per cui Lebesgue è molto più potente. Anche nel caso di una funzione da R in R, Lebesgue non partiziona il dominio, partiziona il codominio. Ok? Questa è l'idea fondamentale di Lebesgue. L'abbiamo vista un po' in tutte le salse, quindi diciamo va bene così. Adesso facciamo una piccola pausa.